Questo è un Zelensky che dice che Bucha è come Guernica nel 1937, neanche a farlo apposta. C'è con noi Vittorio Sgarbi, che quel quadro lo conosce molto bene, perché è stato il quadro universale sulla guerra. Me lo fate rivedere Guernica, almeno vedo una cosa che è una meraviglia sulla guerra, ecco, perché è un quadro magnifico. Allora, Vittorio, non so se stamattina hai seguito quello che è accaduto, ma noi usciamo da una mattinata terribile, francamente, perché abbiamo raccontato praticamente in diretta il bombardamento alla stazione di Kramatorsk, dove è stata una tragedia. C'erano solo famiglie in fila con bagagli fatti in maniera anche un po' all'ultimo minuto per riuscire a fuggire, bambini, persone anziane. I ritrovamenti che ci ha mostrato Salvatore Garzillo prima sono tra orsacchiotti di bambini, bastoni di anziani, valigie insanguinate, un orrore puro. Nell'ordine, Guernica è un quadro di grande importanza politica, 1936, che indica però un livello di guerra molto meno grave di quello nel quale siamo, che oltre a essere irrazionale è più violento e bravo, con armi molto più potenti. Vero. Io immaginerei al posto di quel quadro, che è un quadro dato in bianco e nero, a indicare in Picasso la volontà di un buio che ha tolto la luce al mondo, un dipinto meraviglioso che puoi mettere domani, che è La guerra del doganiere Rousseau, che è una immagine terribile anch'essa, ma con una serie di corpi morti di bambini, che hanno qualcosa di molto più empatico, meno politico e più empatico. Ma questo lo dico perché da sempre, da quando ero ragazzo, ho sempre visto il quadro di Picasso come un quadro più politico che artistico. Quanto al problema di cui si parla, il problema l'ONU l'ha messo come arazzo davanti a Palazzo di Vetro, ecco, per dire. È una sconfitta. Scusami. Sì, è una sconfitta per tutti. La guerra è comunque, nessuno, non c'è un vincitore. Per questo io in Parlamento, dialogando con Draghi, ho immaginato che la strada giusta non fosse mandare armi, perché mandare armi vuol dire aumentare il livello dello scontro, cioè prorogarlo, farlo andare avanti. Qui manca in Europa e manca in America una capacità diplomatica. Quando senti Biden che lo chiama macellaio, è chiaro che non c'è possibilità di discutere. Con Putin non si può più discutere, il che vuol dire che il mondo si dividerà in due, la Cina e la Russia, una cosa terribile nel futuro, al di là dell'atomica. E questo perché lui non ha capito, perché è troppo vecchio, che poteva continuare a far pensare a una guerra senza farla, perché se io butto una bomba su una scuola, uccido dei bambini, colpisco il condominio in cui abita Giletti, cosa c'entra con chi governa? Quando pensi che perfino in Italia quello che sta facendo Draghi, che io non condivido, fa sì che io non possa più andare in Russia, cioè io non posso più andare in Russia perché mi toglie il visto, l'impossibilità, la possibilità di andare, Putin per reazione. Ma Draghi non parla per me, non in mio nome. Draghi parla per una sua visione, che è quella, secondo me, sbagliata, di sostenere una guerra attraverso un compromesso, non potendo farla tu, come hanno fatto gli americani. Scusa, Vittorio, ha detto una cosa molto interessante, però fammi capire meglio, perché tu dici nel momento in cui... Quindi è sbagliato tutto, è sbagliato, ecco, da ogni parte. No, perché il tema è dall'inizio, nel senso che qual è il punto? Che ci sono degli atti di Putin che rendono impossibile non reagire per la comunità internazionale, perché appunto quando tu ammazzi delle persone che stanno dentro un teatro per rifugiarsi, quando ammazzi civili innocenti, quando butti una bomba davanti a una stazione dove sai benissimo che si assiepano persone che cercano di salvarsi e partire, fai dei gesti che sono dei crimini contro l'umanità sostanzialmente. Tu però dici... è stata un'escalation portata anche da toni sbagliati, perché il fatto che Biden, presidente degli Stati Uniti, lo chiami macellaio fa sì che poi in qualche modo Putin viene rafforzato nella sua idea di guerra a tutti i costi, e quindi noi ci troviamo a un certo punto in cui con questo signore qui non possiamo più parlare, perché è nei fatti che non ci possiamo più parlare. Siamo già oltre quel momento, abbiamo ancora la possibilità di aprire un tavolo, ci si può ancora parlare, diceva Massimo Giletti prima, qualcuno andasse a Mosca, andare a Kiev è importantissimo, è come dire tardivo, ma è importante. Bravo. Bisogna andare a Mosca, non a Kiev. Cioè abbiamo rafforzato Putin nella sua follia, perché è follia, la guerra è follia. E abbiamo rafforzato Zelensky, che è diventato un eroe, è diventato Che Guevara. Quindi Putin ha fatto l'interesse di Zelensky facendo morire persone innocenti per far nascere un eroe.
cosa che io capisco benissimo, che farei anch'io la resistenza contro Putin se fossi un ucraino, ma non è con la guerra che si risolve questa questione, si risolve con un'alta diplomazia di persone intelligenti che riescono a discutere, non a minacciarsi a distanza. Queste sono minacce con la morte di cittadini innocenti che non c'entrano niente, e perfino di soldati innocenti russi che non andrebbero mai in guerra. Mica uno va in guerra spontaneamente, te lo ordina un deficiente e tu vai in guerra. La guerra è una sconfitta per tutti, è intollerabile. Allora